possibile ritrarre un santo con le fattezze di un cane senza incappare nella blasfemia? Voglio dire, si può dipingere il ritratto di un santo, anche un santo famoso, molto venerato, con la testa di un cane ed esporlo alla venerazione dei fedeli nei luoghi di culto? Si può, si può. Oggi vi parlo dell'iconografia di San Cristoforo Cinocefalo. San Cristoforo Cinocefalo, Cinocefalo appunto testa di cane, non è uno scherzo, non è blasfemia, ma veramente per svariati secoli in molte zone d'Europa era consuetudine ritrarre il Santo Cristoforo con la testa proprio di un cane. E qui vedete alcuni esempi di icone ortodosse in cui appunto si vede il santo con la testa canina. Ecco, il corpo, vedete, è quello di un umano e la testa di cane. A volte un bracchetto, a volte un segugio, ma comunque sempre, sempre testa di cane. Qui forse sembra più un altro animale, ma comunque questi dettagli li vedremo in seguito. Ma intanto, come mai? Quale fu il motivo che spinse gli artisti a dipingere un santo di tutto rispetto come Cristoforo, con le fattezze di un cane? C'è da dire comunque che non sempre San Cristoforo è stato rappresentato nell'arte con la testa di cane. L'iconografia canonica è quella che lo raffigura con le fattezze umane, come portatore di Cristo, Cristoforos, con Gesù bambino sulle spalle. Secondo la tradizione, infatti, Cristoforo, prima della conversione, faceva il traghettatore su un fiume. Non aveva una barca, ma proprio traghettava le persone, grazie alla sua imponente stazza, prendendole sulle spalle e portandole sull'altra riva. Un giorno si accorse che stava portando Gesù, da lì la sua conversione al cristianesimo. Ma questa è un'altra storia. È la storia appunto legata alla tradizione occidentale che ha portato all'iconografia che conosciamo, divenuta poi molto popolare anche sui cruscotti delle auto degli anni 70. San Cristoforo, protettore degli automobilisti, proteggeci tu. Ma oltre alla tradizione iconografica occidentale, esiste una variante, per così dire, orientale. Per i fedeli occidentali, il santo è sempre stato visto come patrono dei viaggiatori o protettore dalla morte improvvisa. I cristiani d'Oriente invece sembra che avvertissero una maggiore attrazione per un'altra peculiarità del santo, un dettaglio legato ad una sua particolarità fisica, appunto il fatto di avere la testa di cane. Per quanto riguarda le icone russe, l'iconografia di San Cristoforo Cinocefalo è testimoniata a partire dalla seconda metà del XVI secolo. Questa iconografia, insieme ad altri soggetti iconografici, diciamo, controversi, fu ufficialmente messa al bando da parte dei nuovi dettami del Santo Sinodo del 1722. Dopo il divieto, Cristoforo venne raffigurato con sembianze umane, nelle vesti di un guerriero. In alcuni casi conosciamo opere che sono state, per così dire, ritoccate e corrette in questo senso. Un esempio significativo possiamo vederlo nell'affresco della Cattedrale della Trasfigurazione di Jaroslav, dove appunto la testa di cane è stata sostituita da una umana. Si vedono ancora infatti le tracce del precedente profilo canino, ecco, vedete, sull'aureola si può intravedere il contorno del muso di un cane. Nonostante il divieto, si continuò a venerare Cristoforo Cinocefalo e di conseguenza si continuò a produrre immagini con questa iconografia, soprattutto icone destinate alla devozione privata. Come spesso accade, il divieto imposto dalla Chiesa regnante non fece che rafforzarne il culto. Non è un caso che nelle collezioni di molti musei russi si trovano raffigurazioni del santo con testa di cane risalenti anche al XIX secolo. Un caso molto particolare è quello della cattedrale dell'isola di Svijask, una città-isola stupenda, fra l'altro inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Ecco, nella cattedrale della Dormizione troviamo un'iconografia ancora più particolare. Qui, in un ciclo di affreschi risalenti al XVI secolo, troviamo l'unico dipinto al mondo raffigurante San Cristoforo non con la testa di cane, ma con la testa di cavallo. Il motivo è ignoto, non si sa come mai. Forse l'artista voleva fare un cane e non gli è riuscito, e gli è venuto un cavallo, chi lo sa. È pur sempre vero che anche in altre rappresentazioni siamo un po' al limite, un po' cane, un po' cavallo, come questa. Qui forse addirittura un po' cammello, ecco, ma dipende dall'abilità del pittore. Ma comunque, nell'affresco di Sviask, San Cristoforo è sicuramente un cavallo. Il modo in cui è stato rappresentato il santo è comunque variato nel corso dei secoli, a seconda dell'area geografica e anche a seconda della mano dell'artista.
Lo troviamo rappresentato sotto varie forme e sotto varie razze canine. Ecco ad esempio qui più tipo pastore tedesco, qui è più simile a un pitbull Rottweiler, credo, anche piuttosto irritato, un santo che ringhia, non l'avevo mai vista ancora. Qui invece è rappresentato con una testa quasi suina, direi, altre volte con il muso molto allungato, come qui. Quasi equina anche qui direi. Qui invece sembra un cavallo a dondolo. Qui vediamo, ecco, questo affresco è praticamente un cane dei cartoni animati. E questo non saprei nemmeno a che animale avvicinarlo. Ma dopo tutto viene comunque da chiedersi da dove può aver avuto origine questa storia? E se guardiamo al passato, se pensiamo alle religioni antiche, il primo esempio che ci viene in mente, se pensiamo a un dio, a una divinità cane, il primo esempio, Anubi, dio Anubi. La testa del dio non era in realtà proprio quella di un cane, ma di uno sciacallo, ma comunque può ricordare molto da vicino l'iconografia di San Cristoforo Cinocefalo, e c'è chi appunto ha voluto trovare analogie tra i due. San Cristoforo faceva il traghettatore sul fiume, così come Anubi traghettava le anime fra il regno dei vivi e quello dei morti. Qualcuno legherebbe quindi l'iconografia di Cristoforo Cinocefalo ad antiche religioni, come un retaggio di antichi culti pagani legati al moto astronomico della stella Sirio, conosciuta anche come stella del cane, facendo appunto parte della costellazione del cane maggiore. E forse non sarà nemmeno un caso che la Chiesa festeggi il santo il 25 luglio, esattamente nel periodo della canicola, quello cioè in cui il sorgere e il tramontare di Sirio coincidono con quello del sole. Ma d'altra parte, quello dei cinocefali è un mito assai diffuso in passato un po' in tutto il mondo. Così come nelle religioni antiche, la figura del cinocefalo appare anche in racconti, miti, nonché in cronache di storici e relazioni di viaggiatori. Racconti che con il passare dei secoli si ampliano, si modificano, si incorporano in altri miti, in altre storie. A parlare di cinocefali troviamo autori greci come Esiodo, Ctesia, Luciano di Samostata, altri autori classici come Plinio il Vecchio, che parlano tutti dell'esistenza di intere popolazioni di cinocefali, collocandole chi sulle coste del Mar Nero, chi in Etiopia, chi in Persia. Anche autori medievali attingono a piene mani da questo mito, fino addirittura a Marco Polo, che indica come luogo di origine dei cinocefali alcune isole dell'India. Spesso a queste popolazioni di cinocefali venivano attribuite caratteristiche come il gigantismo. E c'è da dire che anche San Cristoforo spesso viene ricordato come una sorta di gigante. Venivano inoltre attribuite caratteristiche per lo più negative, come irrazionalità, aggressività e dissolutezza nei costumi, tutte caratteristiche effettivamente ascrivibili anche alla figura di Cristoforo prima della conversione al cristianesimo. Secondo un'altra leggenda, invece, diffusa soprattutto a Cipro, Cristoforo fin dalla nascita aveva un bell'aspetto, di conseguenza attraeva le donne. E volendo evitare la tentazione, volendo proprio evitare le donne che lo infastidivano costantemente, pregò affinché il Signore gli desse un brutto aspetto. E così un giorno, da un giorno all'altro, si ritrovò con la faccia di cane. Comunque, sia la tesi che lo vede derivare da divinità cinocefale del passato, sia la sua provenienza da non ben accertate popolazioni di uomini cane, non sembrano reggere molto. E chissà se questa curiosa iconografia non si debba semplicemente ad un equivoco, voluto o meno, nato dal termine proprio riportato dalle fonti antiche, usato per definire la provenienza del santo. Cristoforo è citato infatti come Cananeo. Cananeo, cane. Siamo lì. Comunque, in qualunque modo siano andate le cose, la mia speranza è sempre quella di una reintroduzione di questa iconografia anche in Occidente. Perché vedere in mezzo a tutta questa schiera di santi, tutti con sembianze umane, ecco, vedere un santo con la testa di cane, è bello, è bella la diversità, ecco, la biodiversità, insomma. Quindi no alla standardizzazione, insomma, anche per i santi. Ecco, guarda, questa immagine è bellissima, ecco. Poi, inoltre, una reintroduzione di un santo cinocefalo sarebbe interessante anche a livello proprio di merchandising. Io penso ai bambini, anche per avvicinarli alla fede. Si potrebbero produrre anche delle action figure, proprio di Cristoforo testa di cane, e andrebbero a ruba.
perché comunque la Chiesa a livello di merchandising è sempre stata avanti, su questo non c'è dubbio. Bene, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Artemolino se non l'avete già fatto e niente, vi do appuntamento al prossimo video.